Avete visto vostro padre? Sono quasi le 6. Sono qui. Famiglia, vi presento il mio falco, Cerse. Ora sono un falconiere. E io a Natale ho avuto in regalo un ovetto strapazzato. Peter, quel falco sembra pericoloso. Sì, Peter, sbarazzatene subito e vieni a cena. No, io sono un falconiere e mangerò solo quello che mi porta Cerse. Nutri il padrone! Peter, ma che diavolo? Per Cerse ogni pasto è uno spettacolo. Ehi, hey Peter! Oh, un falco! Figo! Ciao, falco! Oh, facci piano, bello! Il nome è Cerse. Si chiama Cerse. Ah, e cosa mangia Cerse? Roditori, ora se vuoi scusarmi. Ah, ma che diavolo! Ah, fallo smettere, Peter! Ehi, ma cos'hai là in basso, quel maglier? Hai qualcosa che ti rode? Ah, no! Beh, Cerse pare convinto di sì. Fallo smettere, Peter! Ammetti che ti rode là sotto. Peter! Ammettilo! Oh. Hai visto? L'hai spaventato! Tony, torna qui! Cosa? Cosa? Oh, cosa faccio? Cosa faccio? Beh, spero solo non sia sulla tua zona molle. Ma spero proprio di no! Potrebbe compromettere la mia. Mamma, mi servono i soldi per il pranzo. Oddio, mi dispiace, Chris. La mia borsa è scomparsa da ieri. Non la trovo da nessuna parte. Non preoccuparti, Lois, te la trova Cerse. Cerse, trova la borsa di Lois. Ora questa è la tua borsa. Peter, non posso mettere i miei soldi qui dentro. Ah, sì, i suoi soldi. Vedrai, ti piacerà il parco, Cerse. Hai già capito cosa voglio, vero? Ma è pazzesco! Dovremmo fare il nostro show in TV! Allora, che ne pensi di una doccia platonica? È lei, Peter Griffin? Sì, sono io. Rappresento l'uomo a cui ha rubato il sidecar ieri mattina. Ha solleticato la mia curiosità. E per sua sfortuna il mio cliente è molto, molto ebreo e le porterà via tutto quello che ha, compreso il suo falco. No, non Cerse! Saranno cacchi vostri quando lo saprà il magazine di American Airlines! Pronto, magazine di American Airlines? Sì, ho uno scoop per voi. Falco rubato. Là, c'è un'unghia qui dentro. È meglio che riprenda a tossire.